Torniamo al nostro avvocato Tranchino, quindi a quest'altro ambito. Lei, tra l'altro, voi avete la sede nazionale a Roma, ma ne avete aperta anche una qui a Verona. E allora voglio chiedere a lei, rispetto invece al discorso della crescita che stiamo affrontando in questa seconda parte, quindi proprio anche grande ambizione, per la crescita, sempre quell'1, 2 e 3, quali sono i fattori che uno può suggerire? Sicuramente nell'ambito del nostro mondo è una vicinanza, è una, un grado di una vicinanza ai clienti, diciamo, alle aziende che seguiamo, è un grande, diciamo, un elevato alto grado di specializzazione. Quindi noi seguiamo ad esempio molti progetti, ad esempio come quelli del Basket Bond, diciamo anche di Alice, quindi diciamo di strumenti di finanza dati, diciamo, e concessi agli operatori che partecipano al mondo Alice. Quindi noi ci occupiamo sostanzialmente di tutta quella che è il mondo della contrattualistica in generale. La crescita sicuramente da parte delle aziende passa anche per una conoscenza specifica dei dati normativi, delle norme di riferimento. Quando si parla ovviamente di sostenibilità a 360 gradi c'è un tema anche di elusività. Trovata la norma, trovato l'inganno, no? Purtroppo in Italia è anche molto, molto così. E quindi quando parliamo ad esempio anche di criteri di sostenibilità, evitare che ci sia il famoso greenwashing, un'attività magari cosmeticamente sostenibile ma che in realtà non è. Tutti ovviamente cercano adesso di immettersi nelle energie rinnovabili, nelle energie pulite, ma anche molte aziende che in realtà hanno un background da grandi polluters, da grandi inquinatori, e quindi noi, diciamo, cerchiamo ovviamente di avere una grande specializzazione sui settori industriali di riferimento, essere vicini ai nostri clienti per poi aiutarli, diciamo, in questa transizione energetica.